Domenica prossima sono in programma le primarie aperte per l'elezione del segretario regionale del PD e del 60% dell'assemblea regionale del partito. Il restante 40% verrà eletto dalla direzione provinciale. La provincia di Ragusa eleggerà, come nota, all'assemblea 19 rappresentanti, 11 nel corso delle primarie e 8 nel corso di una riunione della direzione provinciale. In corsa, per la poltrona di segretario, ci sono, come noto, l'uscente Giuseppe Lupo, quindi Fausto Raciti e Antonella Monastra, quest'ultima con la lista guidata dalla vittoriese Nadia Fiorellini. A proposito di vittorie, inoltre, inseriti in lista ci sono anche Salvatore Di Falco, Concetta Fiore, Angelo Macca e Laura Alario. Novità delle ultime ore inoltre riguarda il segretario provinciale Giovanni Denaro, che sarebbe pronto a definire e lanciare l'organigramma operativo del suo ufficio. Assieme al vice, Mario D'Asta, occorre nominare infatti 10 figure e su 8 ci sarebbe già l'accordo. Da capire se sarà una segreteria a trazione vittoriese oppure si rispetteranno tutti i territori. Nomi al momento top secret e qualcuno ricorda che lo stesso Denaro si trova oggi segretario del PD provinciale per i voti ricevuti nel secondo circolo di Ragusa.